Ascolti TV 20 marzo, chi ha vinto tra commissario Ricciardi e il grande fratello VIP? La prima serata di lunedì 20 marzo ha visto scontrarsi, come ormai da quasi 6 mesi a questa parte, la fiction di Rai 1 con il grande fratello VIP su Canale 5. L'appuntamento con la terza puntata del commissario Ricciardi ha conquistato l'attenzione di quasi 4 milioni di telespettatori. Un numero in linea con i dati solitamente raccolti dalle fiction della rete ammiraglia della TV pubblica, che confermano come alcuni prodotti riescano a fare breccia nel cuore del pubblico, sebbene non sempre raggiungano le vette di altri titoli che, invece, catturano un interesse più vasto. Il grande fratello VIP, invece, rappresenta una sicurezza per Mediaset, dal momento che tra una puntata e l'altra del reality di Canale 5. Il numero dei telespettatori resta pressoché uguale, con poco più di 2 milioni e mezzo di persone incollate allo schermo per assistere alle dinamiche dello show condotto da Alfonso Signorini. Questi dati portano ad una immediata riconferma del programma, nonostante in questa edizione ci sia stato un malcontento espresso proprio dalla rete in merito agli atteggiamenti adottati dai concorrenti. Nella serata di ieri, lunedì 20 marzo 2023, su Rai 1 dalle 21:41 alle 23:35 la terza puntata della fiction Il commissario Ricciardi 2 è stata vista da 3.756.000 spettatori, segnando il 20,9% di share. Su Canale 5 dalle 21:51 all'1:26 la puntata 43 del Grande Fratello VIP 7 è stata la scelta di 2.671.000 spettatori, arrivando al 21,6% di share. Su Rai 2 litro appuntamenti con Stasera tutto è possibile, raccolto davanti al piccolo schermo 1.356.000 spettatori, registrando il 9% di share. Su Italia 1 Freedom Oltre il confine è stato visto da 844.000 spettatori con il 5,2% di share. Su Rai 3 Presa diretta ha catturato l'attenzione di 902.000 spettatori, contando uno share del 4,9%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha segnato 716.000 spettatori, guadagnando il 4,9% di share. Sulla 7 Collaterale ha registrato 488.000 spettatori con uno share del 2,6%. Su TV 8 Karate Kid La Leggenda Continua ha conquistato 333.000 spettatori con il 2% di share. Show spazzesco, show sponta su scurrapu, ambizie, tradizie, asta ma du scurrapu, de că mai tozi ceau că muzica a pus scurrapu și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta, liric vorbind să ajungă la ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. De-aia de când mă știu, text-ui plin de dude, tu mere tarde printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea dă din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-atât.